Bene, grazie. Allora, credo che tutti conosciate Maurizio Cacciatori, ma giusto per darvi qualche... Sì, siete obbligati. Ma giusto per darvi qualche riferimento, è capitana della nazionale di pallavolo femminile, 228 presenze, 5 campionati vinti, 4 in Italia, 1 in Spagna, corretto? Di più. 17 titoli. 17, ecco. 3 Champions League. Bravissimo. Oro ai Giochi del Mediterraneo. Argento e bronzo agli europei e ai mondiali del 1998 eletta la miglior palleggiatrice del torneo. Insomma, questo è giusto per dirvi qualcosa, va bene? E chissà quante altre, poi la Coppa Italia, la Coppa della Regina, insomma, ecco, insomma, i titoli diciamo si sprecano. Però ecco, Maurizio, tu oggi hai assistito a una parte, no? E un po' te l'ho raccontato prima, parliamo di leadership, no? Ecco, come hai costruito la tua leadership? Quando è che ti sei sentita un leader? Che cosa ti ha aiutato in questo percorso di maturazione? Sembrerà banale, ma la mia leadership è nata grazie al cambiamento, perché io sono figlia e mi sono nutrita da sempre di pane e cambiamento. Sono uscita di casa che avevo 15 anni, quindi sono passata da essere una bambina a una donna, perché quando vai a far parte di una squadra di Serie A diventi grande, diventi indipendente, devi parlare per la tua bocca, devi pensare per la tua testa, non c'è nessuno che ti protegge perché in campo scendi te. Sono passata da essere una schiacciatrice a una palleggiatrice, quindi completamente visioni di gioco e di attacco e di mettersi proprio in azione differenti. La schiacciatrice chiude l'azione, la palleggiatrice la costruisce. Ho cambiato la bellezza di 22 abitazioni, non perché non mi piacesse il design della casa, ma perché ho viaggiato e vissuto, diciamo, in quasi tutto il mondo. Ho sempre avuto del gran coraggio e ho sempre avuto la consapevolezza che quello che volevo era mettermi in gioco, e quel percorso che avrei voluto fare doveva essere necessariamente mio. E quindi non so se è stato proprio per necessità, perché devo essere sincera, in casa mia quando ho fatto questa scelta avevo 15 anni, quindi mi immagino, mi metto anche nei panni di mia madre che mi voleva all'interno della sua azienda, e quindi quando mi ha visto uscire ha detto l'abbiamo persa, perché chissà dove andrà. Poi comunque il fatto che facessi sport non è che piacesse più di tanto, quindi io mi sono messa sulle spalle una doppia responsabilità, ma non ho mai avuto paura, sono sempre stata molto responsabile. Sono partita una bimba timida e sono diventata una comunicatrice, mi sono fatta grande da sola con le mie forze senza aver avuto paura di nulla, e ho avuto momenti di grandissime cadute, perché sono passata da essere la capitana della nazionale alla giocatrice in panchina che aveva un mocio in mano e puliva il palazzetto di Cesena, perché questa è stata una delle cose più forse eclatanti che mi è successa nella mia carriera. Sì, perché l'allenatore della nazionale Marco Bonitta, dopo che avevamo vinto col club un sacco di scudetti, quando venne delegato come tecnico della nazionale decise di farmi fuori, perché comunque da capitana mi tolse la fascia e mi disse: Maurizio, ti voglio a disposizione. Ma io non avevo capito che mi voleva in questa veste, quindi avevo questo mocio e dovevo pulire il sudore delle mie compagne sul parquet quando facevano rullate e cadute. E io avevo due opzioni: la prima, mandarla a quel paese, e ci ho pensato, perché continuo a dirlo, io ci ho pensato, tant'è vero che quando sono uscita da questa riunione, meeting con il mio allenatore, sono andata a piangere in macchina, e di fronte avevo la macchina del mio allenatore, quindi ho detto quasi quasi gli faccio una bella retromarcia, poi gli rigo tutta anche. E quindi ho pensato di mandarla a quel paese, però sono rimasta lì per me, soprattutto per me, per le mie compagne, questo forte senso di appartenenza, perché io mi sono nutrita della mia squadra, perché ero piccola, non avevo punti di riferimento neanche dal punto di vista affettivo, perché ero via. La mia famiglia veniva poco, mi seguiva poco, e quindi io mi sono nutrita dei valori della mia squadra, un gruppo femminile, lo sapete tutte voi, insomma, collaborare in un gruppo di donne non è semplice, perché siamo molto attente, non ci facciamo mancare nulla, però io avevo bisogno della mia squadra, e quindi questo senso di appartenenza alla mia maglia, che fosse stata quella della nazionale o quella dell'ultimo club del campionato, per me era importantissima.
E ogni volta che sono scesa in campo l'ho fatta sempre con un grandissimo rispetto nei miei confronti per il percorso che stavo attraversando, ma soprattutto nei confronti delle persone che avevo al mio fianco. Poi il mio ruolo era il ruolo di palleggiatrice, quindi mettermi a servizio, cambiare schema, capire se la mia attaccante era in una giornata buona o no, perché racconto sempre che ho avuto un atleta straordinaria che quando era in momenti di difficoltà muoveva le mani in campo in maniera un po' tesa, e io avevo letto che quando faceva così, non lo faceva sempre, però alcune volte faceva così, e allora avevo capito che se gli davo la palla forse quella palla andava a rete, e quindi per non metterla in difficoltà, per non creare una voragine e per non rompere una relazione, no? Ho cercato di non dargli la palla in quel momento, e quindi la davo magari a una giocatrice meno performante che però in quel momento lì rendeva di più. Quindi ho imparato a leggere velocemente, perché il leader legge, fotografa, persevera, non si tira indietro e ha questo senso di appartenenza fortissimo, ma soprattutto un grande rispetto per il lavoro del gregario, no? Quindi a partire dal magazziniere, dal massaggiatore. Io ho avuto forte questo, forse perché sono uscita di casa presto, non lo so, forse perché ce l'avevo nel DNA. Io ho sempre cercato di dare valore a tutte le cose che facevo, e quando succedeva che dovevo cambiare, a volte mi chiedevo no, perché? Perché? Perché ero consapevole che non avrei mai potuto mettere le mie radici, perché stavo magari 3 anni in un club e sapevo che quelle radici avrei dovuto tagliarle, perché l'anno dopo sarei andato in un'altra squadra. E quindi questa consapevolezza è una consapevolezza forte, perché non puoi mai rilassarti. Però sono anche dell'avviso che il cambiamento è un'opportunità, e quando parlo soprattutto ai ragazzi dico loro di essere orgogliosi di avere la possibilità di cambiare, e che quando gli dicono che il treno passa una volta sola, sì, può essere, però se io voglio arrivo in tutti i modi al mio obiettivo, e anzi più treni prendo più opportunità ho, e che sia un Frecciarossa o che sia un regionale lento è comunque un passaggio che fai per migliorarti. Io oggi sono madre, sono moglie, ho i miei figli e sono una giocatrice di pallavolo anche in famiglia. Mio marito non ne può più, però insomma è una mentalità che ho fatto nascere, forse dalla necessità, non lo so, però da questa grandissima voglia di mettermi in gioco e non avere mai paura di dire le cose e di comunicare. E ancora sul cambiamento, no? Da capitana, da membro di una squadra, hai dovuto motivare le tue colleghe, magari perché c'era un allenatore che voleva uno schema nuovo, perché c'era un qualcosa per cui, diciamo, rompeva l'abitudine del momento e si doveva andare verso un'altra direzione? Dunque, devo essere sincera, quando fai sport la meritocrazia premia sempre, nel senso, se sei una pippa stai in panchina, e se sei ancora più pippa non entri neanche nel palazzetto. Quindi per noi la motivazione era qualcosa di poco negativo, nel senso era brutto pensare che qualcuna di noi non avesse la motivazione. E, è vero che un gruppo di donne, quindi io sono stata tantissimi anni la capitana, sono stata tanti anni in nazionale, ed è normale che quando fanno le interviste ci vogliamo tutte bene, ci amiamo tutti alla follia, è una grandissima balla, perché non è così. Ma la cosa interessante è che ognuno di noi aveva messo da parte tutto per raggiungere insieme questo obiettivo, e l'abbiamo fatto durante un percorso non semplice, perché all'inizio la pallavolo, la nazionale femminile era una nazionale di pippe, non vincevamo mai, anzi quando si giocava contro le cubane masticavano le big bubble, perché proprio non avevano nessun timore reverenziale nei nostri confronti. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei grandi coach, tra i quali anche il mitico Giulio Velasco, ma non solo lui, che ci hanno fatto capire che dovevamo cambiare, che dovevamo essere motivate non solo per il dare il 100% quotidianamente, ma perché dovevamo insieme, con una mentalità proprio vincente, raggiungere l'obiettivo. O meglio, io potevo dare la palla perfetta, ma dovevo comunque capire che quella palla doveva essere perfetta non per me, ma per la mia schiacciatrice. E questa mentalità è nata piano piano, perché prima vincevano soltanto gli uomini, la generazione dei fenomeni, quindi Zorzi, Lucchetta, loro erano dei fenomeni, noi eravamo delle pippe, quindi un incubo agghiacciante, perché poi c'erano i grafici, loro sono laggiù, voi siete qua. Però siamo cambiate tanto, perché avevamo la mentalità giusta,
come capitana, come ultima giocatrice. Ricordo quando c'è stata la possibilità di, quando Giulio ci disse: voi continuate ad andare all'estero con uno staff di cuochi che vi preparano lo spaghetto al pomodoro rigorosamente al dente e il parmigiano, l'olio d'oliva extravergine, eppure andate contro le russe e in 20 minuti prendete un 3-0. Allora facciamo così, mangiamo quello che mangiano queste giocatrici, e noi abbiamo fatto vedere che la voglia di cambiare c'era. E quindi mi ricordo a Odessa queste colazioni, penso che per una quindicina di giorni, fatte con il cetriolo e la lingua bollita di non so quale animale, e io quando passava Giulio facevo il sorriso e dicevo: mamma mia che bontà, per fargli vedere che ero predisposta al cambiamento, ma se avessi potuto gli avrei tirato in faccia. Però insieme abbiamo fatto questo e quindi ci siamo automotivate. Io ero pienamente consapevole che mangiare quella lingua bollita era una schifezza assurda, però quello che voleva lui da noi, o comunque anche gli altri coach, era la volontà e la voglia di mettersi in gioco. Questa è la motivazione giusta per avere un gruppo vincente. Tu eri sicuramente la punta di diamante della nazionale, no? Come si fa a gestire, voglio dire, anche le invidie delle colleghe? Perché lo dicevi adesso, sì, fondamentalmente di faccia tutte amiche, poi di fatto i lunghi coltelli che magari passavano sotto, no? Ecco, come si gestisce questa squadra? Che poi succede anche nelle nostre aziende, questa cosa. Io ricordo una partita dove avevo un centrale che mi asfissiava. Tutte le partite la palla è alta, la palla è bassa, la palla è tesa, la palla non va bene, la palla è corta. Una volta, durante una partita tra l'altro importante, gli passai un missile che sapevo benissimo che non l'avrebbe mai presa. E cos'è successo? La palla non l'ha presa, appunto per gli avversari. Lei si abbassa e io pensavo si allacciasse le scarpe, invece si toglie la scarpa, e noi pallavoliste non siamo proprio delle cenerentole, perché siamo insomma con dei bei piedi, e mi tirò questa scarpa in faccia, no? E quindi è stato un momento di grande, fortissima criticità. Ora, le squadre vincenti devono gestire momenti di difficoltà con grande maturità, nel senso, se io avessi reagito alla scarpata, ritirando la scarpata, avrei perso del tempo, quindi io mi sono resa conto di aver fatto qualcosa che non andava fatto, perché gli ho tirato una palla che non l'avrebbe mai attaccata, neanche fosse stata l'incredibile Hulk. Però ho cercato di capire che in quel momento avevamo sbagliato, avevamo poco tempo. La pallavolo è uno sport che secondo me può essere paragonato a un gioco a scacchi a 200 km orari, giocato a 200 km orari, perché è tutto velocissimo, no? E quindi questo era stato un momento molto duro, la partita era difficile, quindi avevamo poco tempo per parlare perché avevi fatto questo, quell'altro. Quindi la capacità di voler resettare, perché l'obiettivo è quello, e io non posso perdere del tempo spiegando che ero stanca delle sue lamentele, spiegando che lei non doveva fare così. Noi il punto successivo dovevamo riguadagnarcelo, e quindi questa mentalità viene allenando, tutto è allenabile. È allenabile il coraggio, è allenabile la voglia di comunicare, è allenabile il fatto di non tirarsi indietro, è allenabile il fatto di saper gestire e resistere in un momento di difficoltà. Quando mi è stato detto da Perugia vai a giocare ad Agrigento, io non volevo andare a giocare ad Agrigento perché ero lontana da tutti. Però avevo capito che dovevo allenare anche questa mia volontà di non fare una cosa che sarebbe stata utile per me. E quindi ho fatto la mia valigia e sono andata a giocare a Agrigento, dove ho trovato una squadra, una società, una situazione che mi ha rafforzato dal punto di vista proprio mentale. Quindi fare squadra, essere capitano, è un pochino mettersi a servizio senza togliere nulla del nostro DNA, ma allo stesso tempo protagonisti. E nella tua carriera hai vinto tanto, hai perso anche, ci sono stati anche momenti difficili, lo dicevi prima. Come si fa a mantenere un equilibrio tra il non esaltarsi e il non deprimersi? Perché io credo che il vero vincente non è colui che vince tutte le partite, perché non esiste. Perché è vero che io ho vinto 17 titoli e ne vado molto orgogliosa, però io quello che ho sviluppato di più è la mentalità, no? È la mentalità vincente, è la mentalità di colui che sa trovare il giusto equilibrio tra una cocente sconfitta e un'esaltante vittoria, perché è troppo facile esaltarsi, siamo i più forti quando le cose vanno bene, e drammatico buttarsi giù quando le cose non vanno come vorremmo. Trovare il giusto equilibrio. E io questa lezione l'ho imparata giocando, rigiocando, perdendo,
tirandomi su da sole, magari con la mano di una mia compagna, perché è vero, sono stata la capitana, ma essere capitana non significa che sei un invincibile, anzi, parlando, uno dei terrori più grossi che ho sempre avuto nelle mie squadre è il fatto di far nascere, io la chiamo la teoria del non detto, no? La poca comunicazione. E quindi quando quelle squadre dove sì va tutto bene, sì siamo, e invece poi sotto ci sono mille problematiche. La leadership negativa io la chiamo, no? Perché all'interno dei gruppi spesso e volentieri c'è un leader che ha la volontà o la capacità di distruggere tutto quello che di buono si può fare. Ecco, io ho sempre avuto il terrore di questo, no? Di avere una squadra che non fosse mentalmente forte, ma sono cresciuta insieme a loro e mi sono fatta aiutare e sono sempre stata una persona versatile, forse per il mio ruolo. Ricordiamoci che io parto come schiacciatrice, quindi io ero abituata a avere la palla e chiudere l'azione. Invece mi sono messa in un ruolo che per me era un ruolo pallosissimo, perché non mi piaceva palleggiare, perché comunque per me palleggiare voleva dire non contare nulla. E invece no, palleggiare significa costruire, mettersi a servizio, cercare di capire la propria squadra, ma anche la squadra avversaria, perché nelle mie mani io sicuramente ho la palla che può portare il punto, però la devo dare alla giocatrice che so che me la può mettere giù e allo stesso tempo controllare il muro avversario dove si sposta, se ha già letto la mia giocata, e quindi cercare di smarcare, di essere imprevedibile. Tutto questo in una frazione di secondi. Una volta mi raccontavi che Velasco ti disse che dovevi essere una cameriera. Esatto. Sì, in effetti Giulio è stato una delle persone che forse mi ha dato di più, perché un giorno mi disse: Maurizio, te devi essere come una cameriera. Ho detto: ma come una cameriera? Va bene tutto il cambiamento, ma ora da qui è anche cameriera. E invece lui giustamente mi disse sì, perché quando entra un cliente in una pasticceria, il cameriere va lì e deve essere pronto a servire qualsiasi tipo, no? di pasticcino, di cocktail o di salato che vuole. Quindi te devi essere pronta a dare qualsiasi tipo di palla. Io sono sempre stata una giocatrice di palla veloce. E nella mia squadra ho avuto giocatrici che avevano palle particolarmente alte, palle molto lente, quindi non era nel mio stile di gioco, però se non fossi stata pronta a cambiare io mi sarei fermata lì, perché la mia palla è questa, la mia palla è quella tesa. E invece no, arrivò Kiba Phipps dagli Stati Uniti, le volevano una palla completamente differente dalla mia e io mi misi lì ogni giorno i miei 300 palleggi. Ricordo l'allenatore Beppe Cuccarini, continuava a dirmi: dai per 300 volte. E io a un certo punto gli dissi: Beppe, cambia per favore. Ma io cercavo cambiare, gli chiedevo di cambiare tipo di allenamento, invece lui mi disse: ok, su e non ho mai smesso. Quindi io sono sempre stata lì, insomma, senza mai tirarmi indietro e ogni tanto imprecando, perché insomma siamo umani. Dunque, la prima grande caduta è stata proprio l'esclusione dalla nazionale per un breve tempo, perché poi sono ritornata. È stata molto dura e inaspettata. Primo perché fino a quel momento nessuno mi aveva detto, cioè avevo vinto l'ultimo titolo col club, quindi non mi aspettavo che dal giorno alla notte io non fossi più la capitana della nazionale, anche perché in quel momento ero una giocatrice diciamo molto performante. Come ne sono venuta fuori? Ho sempre saputo che quando sono uscita di casa, 15 anni, avevo davanti a me un percorso che dovevo fare da sola. E quindi questa consapevolezza mi ha dato sempre la forza di essere pronta a qualsiasi situazione. Io ero allenata, non avevo avuto ancora il momento di cadere, però ero allenata. Perché ho sempre parlato per la mia bocca e quindi ero consapevole che quella caduta ci sarebbe stata, così come quando ho smesso di giocare volontariamente molto, molto giovane, insomma a 33 anni di solito giocatrici vanno molto avanti, perché comunque volevo entrare in un altro mondo, perché sapevo che comunque volevo fare altre cose. Non ho mai avuto paura di chiedere aiuto, nel senso nei confronti di una mia compagna, nei confronti di una mia collega, perché essere un leader o essere un capitano non vuol dire essere un invincibile, anzi è stato molto apprezzato il fatto che io avessi chiesto aiuto alle mie compagne, soprattutto quando pulivo il palazzetto, perché io avevo questo moccio con
col detersivo e quindi avanti e indietro. Ora so pulire molto bene il parquet, questa è un'altra esperienza di vita che mi porto dietro. Esatto, ho trovato marito anche grazie a questo. No, al di là di quello, però devo ringraziare questo allenatore, paradossalmente, perché fino a quel momento non ero mai caduta e non avevo gli strumenti per potermi rialzare. Gli pensavo mentalmente, sapevo che sarei potuta cadere, ma fino a quando non cadi non capisci cosa vuol dire tirarsi su. E quindi quando sono caduto ho detto: Mauri, è come tutte le volte in cui ti sei messa in gioco, ora sei giù, se non ti alzi da sola non ti rialza nessuno. E quindi mi sono tirata su con le mie forze. Io amavo alla follia questo sport e la mia mamma non mi iscriveva mai al corso di pallavolo. Mi diceva che dovevo fare prima ginnastica artistica, poi nuoto, tutti gli sport che a me non interessavano. Allora io cosa facevo? Andavo giù nel cortile e prendevo questo pallone, mi autoalzavo la palla e schiacciavo. E schiacciavo contro un cancello che era elettrico. Dopo che ho rotto per due volte il cancello elettrico, e quindi mia mamma ha dovuto pagare per due volte il cancello elettrico, ha ben pensato che forse avrebbe risparmiato a mandarmi un corso di pallavolo, perché comunque non aveva pace, ogni due per due arrivavano i vicini, Maurizio ha rotto il cancello, poi nessuno voleva giocare con me, perché io poi schiacciavo forte, ero e mi prendevano anche in giro, perché mi dicevano: te vuoi diventare la capitana della nazionale? Io mi giravo e dicevo sì, e ridevano tutti. E queste persone che ridevano, io ancora me le ricordo, tutte le volte che torno a Carrara, perché sono di Carrara, tutte le volte che le vedo ti ricordi, e loro si ricordano sempre, quindi mi fa molto, molto piacere pensare a questo. Io ho giocato in un club spagnolo, quindi ho giocato come straniera, e quando giochi come straniera tutto cambia, nel senso che da te si aspettano non il 100% se non il 200%. In più io arrivavo da un campionato, quello italiano, che è molto ambito, e se potevo permettermi di sbagliare qualche palla nel campionato italiano, in quello spagnolo non potevo permetterlo. Io mi sono messa subito a servizio. Per me mettersi a servizio è stato prima imparare lo spagnolo bene, perché lo parlavo alla Pieraccioni e quindi dicevo meglio di no. Secondo, far capire a loro che non ero una star, e che con loro volevo vincere una coppa che non aveva vinto nessuno, perché in Spagna la Champions League non aveva vinto nessuno. Quindi per me è stato un po' difficile, perché all'inizio comunque dovevo interagire in una lingua che non era mia e capire velocemente quello che succedeva, perché anche la modalità e lo stile di gioco era differente dai club italiani. Era un po' tornare indietro, ora me ne vogliono gli spagnoli, però era un po' tornare indietro, perché la velocità di gioco era differente. Però anche lì ho capito che o è così o è così. Quindi dovevo essere performante con tutti i limiti. Vi spiego. Io quando avevo la palla in mano, avevo la mia centrale nazionale già pronta ad attaccare. Quindi ero abituata e agevolata dal fatto che lei era già lì. Quindi io la vedevo. In Spagna invece, ad esempio, la mia centrale non la vedevo. E quindi cosa facevo? Gli davo la palla? No, perché se non c'era c'era il rischio che cadesse. Allora avevo imparato a aspettare che lei arrivasse. Quindi avevo modificato la mia strategia di gioco, perché era necessaria per far sì che la squadra potesse essere più forte. Ho modificato tante cose di me, perché comunque vivevo in un paese che non era mio. Ma era un'esperienza, era un'opportunità, io volevo esserci da protagonista. Ed abbiamo vinto quella Champions League e nessuno credeva in questa squadra. Tra l'altro, non so se sapete che squadra era, ma era Tenerife. Quindi insomma tutti dicono, ma la Cacciatore è andata a Tenerife, di molto farà dei bagni e dei gran tuffi in acqua. E invece abbiamo vinto una Champions League contro una squadra italiana, quindi una goduria disarmante, diciamo. La mia mamma è svedese e non è mai stata la tipica mamma italiana di tante parole, affetti e abbracci, quindi poche volte mi ha detto brava oppure sono orgogliosa di te, e anche questo è stato un modo per essere più tosta e a non cercare alibi, scuse. In casa non mi hanno mai detto brava o non mi hanno mai fatto una telefonata in un momento delicato, per quello io sono così. Io sono l'esatto contrario, con un punto di domanda, perché ho gli strumenti per la vita che ho fatto,
molto chiari, no? Del fatto che cadi, del fatto che comunque devi tirarti da sola su. Però allo stesso tempo ho la vulnerabilità di essere madre e quindi il terrore di non poter... da una parte vorrei non esserci perché i miei figli devono andare avanti da soli, dall'altra vorrei essere sempre a fianco a loro. E quindi non so, i miei bimbi hanno 5-6 anni, anzi direi che questa, io ne ho fatte 4 di Champions League perché ci corrono 12 mesi di differenza, perché per festeggiare la nascita del primo bimbo sono andata con mio marito, abbiamo bevuto vino e è arrivata subito la seconda, quindi la mia seconda è figlia di una serata brillante. E quindi nel giro di 12 mesi un'altra Champions League, perché pancia su pancia. Ecco, il mio terrore è non riuscire a portare questi strumenti perché il sentimento è talmente grande che andrei più a proteggerli. E ne sono consapevole. Però i miei figli fanno sport, molto più il primo che la seconda, e tutte le volte che va a giocare mi dice mamma ma vinco? E io gli dico mamma ha vinto ma ha perso anche tante volte. E lui dice no non ci credo mamma, te non hai mai perso. Come non ho mai perso? Sono più per fargli capire che mamma ha perso. In casa non abbiamo medaglie, trofei, non abbiamo niente. Non voglio far credere a lui che saranno tutte solo vittorie. E mi rendo conto che nell'ambito genitoriale che frequento, perché oggi frequento l'asilo e l'ambiente sportivo, questo atteggiamento nel proteggere così tanto i figli diventa poi un handicap, perché i nostri figli così protetti saranno gli uomini di domani, no? E se non sanno parlare con la loro bocca non potrò andare io a parlare per Carlos o Ines, che sono i miei bambini. Quindi è un po' un contrasto forte. Parlo spesso con Marco, infatti lui mi dice sempre durante i tuoi speech la vuoi finire di parlare di me, perché io poi lo chiamo Bon Hitler, perché era tremendo quando l'ho detto Marco, però io lui lo ringrazio, lo devo ringraziare perché veramente è stata la prima persona che mi ha fatto capire che un giorno sei al top ma il giorno dopo puoi essere anche sottoterra, quindi saper capire, no? Non rilassarti mai, soprattutto quando hai vinto lo scudetto e sei lì, dici sono la più forte, occhio, perché il giorno dopo arriva un'altra squadra che ti può battere, quindi questa mentalità. Marco aveva il terrore, siccome la pallavolo si era molto identificata in Maurizia, aveva il terrore che il gruppo fosse vittima di questa situazione. Quindi io oggi lo capisco, sulla mia pelle no, però capisco quello che lui pensava e quello che lui voleva costruire. Allo stesso tempo ho apprezzato il fatto che lui ha avuto il coraggio di farmi fuori, ma allo stesso tempo anche il coraggio di richiamarmi, quindi anche di ammettere di poter aver sbagliato. Quindi nel gioco può succedere di tutto, no? Un gioco sleale, però il rispetto è alla base di tutto. E quindi io l'avrei ammazzato, ma oggi lo porto come un esempio di vita importante per me.